Forse che benvenuti in un'altra puntata di A Tu per Tu visto il clima pasquale, abbiamo deciso, come avevamo fatto già nel periodo natalizio, di recarci all'interno, in questo caso, della parrocchia di San Domenico, dove troviamo Don Daniele, viceparroco. Ciao, buonasera. 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 E ovviamente, Davide, buonasera a tutti. Ritroviamo buonasera. qui con noi. Allora, è una Pasqua, Don Daniele, poi parleremo anche della tua vocazione, una vocazione recente, quindi è anche molto eh, interessante sapere no? che, quali sono le motivazioni no? che, che, di vita e ovviamente spirituali che ti hanno portato in questa, in questa strada. Io partirei però da un tuo, così, un tuo, una tua riflessione su questa Pasqua in un momento comunque che purtroppo per tanti motivi continua a essere un po' fragile no? a livello sociale, a livello sì. economico, tu che vedi tante persone, vedi tanti giovani, che cosa senti di dire? Dunque, eh, la Pasqua che celebriamo è un'occasione, un'occasione che annualmente la Santa Chiesa ci offre eh, per rimanere un po' in silenzio, e questo è il periodo che la precede la Quaresima, e in questo silenzio scavare un po' in noi stessi. E in questo periodo mh, sono a contatto con molte persone anche attraverso l'insegnamento e vedo che c'è molto smarrimento perché. Mh, si vive quasi una perdita di quei valori fondanti che danno senso alla propria vita. Ecco, nella Quaresima siamo chiamati in questa attesa, in questo silenzio, a guardare un po' in noi stessi e, per giungere alla grande festa della Pasqua, che diventa più importante oggi, come giustamente dicevi, proprio perché è fonte di speranza. Gesù Cristo risorge non solo fisicamente, quindi a vivo oggi, ma risorge nei nostri cuori. E, ci dice che non termina tutto eh, con ciò che noi tocchiamo, con ciò che noi sperimentiamo, ma abbiamo una speranza certa di ciò che lui ci ha aperto, il regno di Dio. Allora in quest'ottica siamo orientati a un infinito che non ci fa chiudere nelle nostre sofferenze, che per carità sono concrete, nelle nostre a volte disperazioni che sono più che concrete, perché ci, ci fanno stare tristi a volte o, o sperduti, appunto come dicevo prima. Ma attraverso la speranza che Cristo ci ha aperto, la resurrezione, ci dice che non termina tutto qui e che attraverso la croce che Gesù Cristo vive noi... Nelle nostre piccole croci possiamo aprirci a una cosa così grande, a dare senso appunto alla nostra vita, senso a quello che attraversiamo, senso a quello che viviamo. Questo è il grande messaggio della Pasqua. In Cristo anche la sofferenza ha senso ed è per questo credo che. Il Papa parla così tanto della misericordia, non per un buonismo quasi masochista suicida, eh, ma per un'apertura, perché l'uomo deve sapere, deve essere consapevole della grande speranza in Cristo, l'apertura di un infinito. Ed è questa sete di infinito che abbiamo nel cuore e che spesso non riusciamo a saziare con niente. No? Eh, tu parlavi della mia vocazione e mi viene da dire che è proprio questa sete di infinito che mi ha spinto eh, a essere qui, a essere prete, mi conduce qui oggi. Allora, in, oggi la società è molto materializzata anche secolarizzata e ecco il mm, trascendente, parlare insomma di, di questi eh, è capito dalle persone o mi riferisco anche soprattutto ai più giovani, i giovani quindi si avvicinano, comprendono, apprezzano oppure eh, c'è un distacco rispetto a questi valori, a queste affermazioni, a questo stile di vita? C'è un distacco, eh, un distacco purtroppo molto reale e concreto, eh, proprio per il materialismo che, che citavi un po'. Eh, noi eh, siamo attaccati anche come esseri umani a ciò che è esistente, a ciò che possiamo toccare, a ciò che possiamo studiare, a quello che magari scientificamente riusciamo a dimostrare. E, però eh, essere avvolti da questo materialismo fa sì che il nostro orizzonte sia sempre più limitato appunto a ciò che tocchiamo e ciò che tocchiamo è caduco. Non è per sempre e quindi nel eh, decadere de, delle nostre eh, speranze, dei nostri affetti posti in ciò che è concreto, che quindi passa, pensiamo alla moda dei telefonini: quanti dei ragazzi eh, si pongono il proprio essere se stessi nell'avere il telefonino più alla moda che dopo sei mesi è già vecchio eh, e quindi decade il loro motivo di soddisfazione? Ecco. Se noi riusciamo a fare questo passaggio, andare oltre l'esistente, andare oltre eh, non tanto l'esistente ma il concreto, questa trascendenza di cui tu parlavi, ecco che la nostra gioia, la nostra pace non è più. A, a, a termine, come gli elettrodomestici, ma è concretizzata e è davvero in un infinito. Questo è un passaggio molto difficile, perché ovviamente la società, la famiglia, eh, non aiuta l'uomo a scavare nel, nella trascendenza. Non aiuta l'uomo a volgere lo sguardo verso l'alto, basta rendersi conto guardando un po' le notizie, no? Quelle che fanno più audience sono sempre le tragedie, ma questo ci, fa, ci opprime quasi, no? E invece se riuscissimo a levare lo sguardo, certo non è facilissimo, non è neanche immediato, perché siamo appunto impregnati di questa cultura materialista, ma è possibile. È possibile, questo dobbiamo ripeterlo con forza perché questi ragazzi, queste le persone di tutte le età devono recuperare l'entusiasmo, devono recuperare la passione, devono recuperare la curiosità. Non c'è curiosità, abbiamo tutto già fatto, scodellato, e invece recuperando passione e entusiasmo che viene dal greco, no? entos. Sì, ma non si può, ecco secondo te, vedere... Questo anche come un'assunzione di responsabilità e una... non delegare ad altri la propria vita, le proprie scelte, no? quindi decidere e dire mi assumo la responsabilità in proprio eh, di gestire la mia vita senza delegare. Questa è la cosa primaria. Assumersi la responsabilità. Vedi, noi siamo liberi, siamo creati liberi e quindi delle nostre scelte dobbiamo essere responsabili, ma per fare delle scelte di cui assumerci responsabilità dobbiamo anche diventare consapevoli di queste scelte. Allora è questa la curiosità che intendevo, il cercare, il non prendere per vero ciò che leggo in uno schermo da 4 o 8 pollici, ma eh, approfondire, e questo approfondire gli argomenti che sembrano esterni. Fa sì che io approfondisca me stesso e allora avviene quella assunzione di responsabilità, per cui le mie scelte che faccio oggi, che sia quella, mi metto nei panni dei ragazzi, di studiare, di non studiare, di stare a scuola in maniera assente o, o proprio apatica, oppure di provare gusto in quello che faccio, dipende proprio da questo. Assumersi le proprie responsabilità, e questo però a tutti i livelli, tutti quanti. A partire dall'alto mondo delle alte gerarchie della Chiesa, del, delle alte gerarchie politiche e giù, giù fino all'ultimo delle persone. Forse questo manca molto, l'avere responsabilità per le proprie scelte, forse anche, mi sia consentito da questo pulpito, diciamo così, ecco, pagare per le proprie scelte. Cioè, il, se commetto un errore, ecco, che io non sia sempre tutelato o dai genitori o dalla società o da tutti che mi dicono poverino, ma a volte sbattere la testa e pagare per i propri errori ci aiuta necessariamente a imparare a camminare. Ecco, unendomi a questo e quindi alla dimensione spirituale, non c'è anche, come dire, un interesse, un disegno anche da chi dall'alto, diciamo, ci governa sotto tutti i punti di vista, non solo dal punto di vista politico, ma anche mediatico. Appunto, tutti i messaggi che arrivano dai mezzi di comunicazione, perché se una persona riscoprisse o scoprisse la dimensione spirituale, qualunque essa sia, ovviamente non solo eh, quella cattolica, forse sarebbe meno manipolabile. No? Sì, anche perché avrebbe dei valori di riferimento ai quali aggrapparsi per orientare le proprie scelte. E, ovviamente la nostra cultura, il pensiero che abbiamo coltivato eh, ci porta a, un, a una determinata scala di valori. No? Eh, noi non opprimiamo, non costringiamo nessuno a convertirsi a questa o quella religione, eh, però l'avere una bella e buona base spirituale sicuramente è un grande aiuto, ma non solo per la persona, ma diventa aiuto anche per la società, perché i valori diventano condivisi e tutti si muovono orientati da quei valori, quindi gli obiettivi diventano comuni. E il bene dall'essere una cosa solo personale, diventa il bene comune. Quella cosa che la Chiesa così tanto vorrebbe, un concetto che dovremmo sicuramente approfondire e parlarne molto di più: il bene comune. Perché poi il messaggio che arriva: ovviamente, sempre il lavoro è un'emergenza, indubbiamente. No? Però la vita non può essere solo il lavoro, tanto per fare un esempio certo. no? e quindi questi messaggi che arrivano sembrano imbrigliare un po' le persone che poi ovviamente ci mettono anche del, del loro con le dipendenze ad esempio dallo smartphone e da con altri oggetti o magari false priorità Ecco poi, unendo tutto questo, eh, abbiamo persone che poi non si chiedono anche il perché, ad esempio, delle proprie azioni, perché faccio questa azione, tante azioni ripetitive, tante azioni che non sono ragionate. Verissimo, è verissimo. E questo prova un'anestesia dello spirito, ehm, però vedi, eh, diventa anche un'anestesia dell'emotività, perché le emozioni, una volta che trovo il modo di stimolarle, eh, se continuo a ripetere questo input, è ovvio che creo quasi una assuefazione. Ma questo ci priva dell'umanità, no? del nostro essere uomini, eh, che abbiamo delle caratteristiche molto precise. Ripeto, prima da tutte la libertà e magari la libertà di scegliere un sistema di valori. Quindi eh, non sono io obbligato da determinate leggi, ovvero sia, mi riferisco nell'ambito cattolico, abbiamo i dieci comandamenti sicuramente, no? non rubare, io non è che eh, questo non rubare limita la mia libertà di rubare o meno, eh, ma sono io che consapevolmente scelgo di aderire a questa indicazione di Dio Onnipotente e questo mi aiuta a muovermi verso un bene che è il mio, perché in coscienza io sto meglio, e un bene comune perché non andrò a rubare agli altri, appunto. Quindi, come vedi, la dimensione spirituale non è mai legata soltanto all'individuo che la eh, coltiva, che la, che la applica, diciamo così, eh, ma si espande eh, proprio come lievito, come diceva il mio capo, nostro Signore oh, Gesù Cristo. Cristo. Allora, io vorrei partire da un ricordo. Eh, questa era la mia chiesa dove credo, sono stato battezzato, ho fatto la prima comunione, io mi ricordo ora, della comunione me ne ricordo, del battesimo no, e, ecco, in quell'epoca c'era padre Caprara. Ecco allora, partendo da questo ricordo, ecco cos'era la, cos la Chiesa in quel momento lì e cosa è oggi, anche per la collettività, il rapporto. Io mi ricordo che lui effettivamente era presente in tutte le famiglie, e oggi è così? No, oggi non è così, è molto cambiata la società e è molto cambiata la Chiesa. In quel tempo nel concreto di tutti i giorni c'era un'azione diffusiva della Chiesa c'è da dire anche grazie anche al numero di sacerdoti che era molto più ampio e, e anche a un bisogno della società che trovava nella Chiesa una certa soddisfazione sia dal punto di vista spirituale che dicevamo prima sia dal punto di vista concreto basti pensare che il varco qui dietro l'ha aperto proprio Padre Caprara per consentire alle persone di fuggire dal centro storico durante i bombardamenti e questa è un'azione che potremmo dire sociale no? eh, io, uomo di chiesa intervengo eh, non al posto ma insieme alle istituzioni per eh, aiutare la cittadinanza. Questo oggi è molto difficile, estremamente difficile, in primis perché ovviamente c'è sempre la paura di essere accusati di ingerenze no? e, e questa divisione che, che si conclama tanto tra eh, la dimensione spirituale è la dimensione concreta e politica quindi eh, è purtroppo molto definita. Quindi c'è sempre il rischio di dare suggerimenti che vengono presi come ingerenze e non come dei magari a volte dei buoni consigli. No? E in tante altre cose è cambiata. Intanto eh, l'humus religioso che c'era ai tempi di padre Caprara oggi non c'è più. Eh, le nuove generazioni dopo Dopo gli anni 60, 70, eh, hanno perso quella, eh, quel, quella retrocultura religiosa che veniva dalle famiglie. Oggigiorno il catechismo quasi bisogna farlo più agli adulti che ai bambini, insomma, perché non ne sanno proprio quasi più niente. Ecco, ora, non che questo eh, provochi visioni apocalittiche o niente, sono semplicemente dati di fatto, no? dei quali è bene prendere atto per poter venire incontro alle nuove esigenze, quindi mettere in, in atto cammini anche magari per gli adulti. Quindi forse è proprio il momento in cui la Chiesa è stimolata eh, in uscita. No, come si sente tanto dire, nel senso di eh, trovare dimensioni proprie per gli altri. Qui eh, a San Domenico, e che vuole essere però una realtà cittadina, c'è un oratorio, e i ragazzi i nostri animatori sono veramente in gamba e coinvolgono anche le famiglie, le mamme che vengono a eh, aiutare i ragazzi magari a fare dei piccoli lavoretti. E in questo coinvolgimento totale la famiglia ritrova una dimensione familiare anche nell'ambito religioso. Questo io credo sia molto importante. Spesso ci si sente dire che non, non interessa la benedizione, che, che l'acqua santa non, non interessa e forse dobbiamo trovare nuove modalità eh, per andare incontro alle persone, a quelle del gregge che vengono nell'ovile e anche a quelle pecore che sono sperdute. Non dimentichiamoci che il Signore va in cerca proprio di quelle. Quindi dobbiamo darci una mossa, insomma. Ecco. Ci fermiamo un attimo e poi continuiamo la nostra chiacchierata. Seconda parte di A tu Per Tu nella chiesa di San Domenico con il viceparroco Don Daniele. Allora adesso parliamo un po' di questa vocazione. Eh, tu sei sacerdote da poco tempo, no? Da poco, faccio due anni di sacerdozio ad agosto. Ecco, Com'era la tua vita prima? Che cosa hai scattato per intraprendere questa strada verso il divino? Dunque, io eh, prima ero ufficiale dell'esercito e pilota di elicotteri. Eh, sì, facevo servizio al VII Reggimento Vega a Rimini. E, quindi sai pilotare un elicottero? Sì, ora sono molti anni che non metto le mani nel comandi. Ma quindi brava. è diciamo come notare, perlomeno. In effetti è una cosa che, il signore, mi perdoni, è, una delle cose che, che mi mancano della mia vita precedente è volare, eh? essere padroni di questa macchina che, che senti con tutto il, il tuo corpo. E, insomma, mh, è una sensazione veramente bella, veramente bella. E credo che sia una delle cose che mi hanno spinto eh, a non accontentarmi di volare con il corpo, se così possiamo dire, ma a cercare di volare anche con lo spirito. Ecco. E, um, io sono entrato nell'esercito nel 1991, e sono stato ufficiale d'artiglieria per tre anni e poi ho avuto la grazia di diventare pilota di elicotteri. Eh, ho fatto tante esperienze, però devo dire che la fede mi ha sempre accompagnato. Hai partecipato anche a qualche missione all'estero? Sì, 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 sono stato in Iraq per due turni, sono stato in, in Albania, in Kosovo. Ho girato, insomma, sì, sì, sì. Quindi esper insomma, anche esperienze, diciamo, di guerra, fondamentalmente. Sì, sì, Vicini, certo. perlomeno. Esperienze da soldato. Sì, no, no, ma insomma, ecco, ora le chiamano eh, sì, missioni pace. di pace, ma <ride> insomma, cioè, che mi sembra che... Sì, Mi sì. sembra che, insomma... Eh, credo che uno dei problemi... Viaggiavi armati di... e ben eh, strutturati, non è... Eh. Credo che uno dei problemi più grandi di questa società sia proprio il linguaggio, eh, che vogliamo... Nasconderci dietro delle belle parole quando, quando in realtà ma parlo tutto campo, è eh, mica solo dell'esercito. <ride> Anzi, direi che soprattutto una, una certa politica che vorrebbe mascherare certe cose e questo è veramente doloroso perché finché le cose non si affrontano per come sono non si risolvono e lo dimostra proprio l'efficacia purtroppo eh, di tutte queste chiamiamole missioni di pace. No? E comunque, ora per tornare sì. alla, alla vocazione, eh, io dopo la cresi mi avevo mollato tutto sì. e poi ho incontrato dei testimoni, un, una ragazza in particolare che mi ha fatto capire che la fede era un qualcosa di vivo, e un, un rapporto con una persona che è Dio, che, che era quello vero, cosa che io non immaginavo mai, pensavo solo alle norme, ai divieti, a dover andare a messa tutte le domeniche, ma che è questa cosa? E invece, ecco, lei insieme alla comunità che frequentava mi hanno fatto vedere un, una fede viva e bella. Dopo due anni circa, eh, volevo già entrare in seminario, era il 94. Eh, stavo proprio per entrare, c'era Don Giancarlo qui in seminario ad Arezzo, eh, soltanto che vinsi il concorso per diventare appunto pilota di elicotteri. Ah, sì. Scusate, ma vado a fare pilota. Grazie per l'opportunità, ma vado a fare pilota di elicotteri. Sì. Eh, però devo dire che questa. La fede che avevo appreso da queste persone e che avevo cominciato a vivere personalmente eh, cominciava davvero a, a imbrigliare tutto il mio spirito, la mia anima e il mio lavoro. E il mio lavoro. Ho vissuto delle esperienze veramente molto intense, e, però tutto mi ha confermato eh, in una bellezza di fondo. Ecco, io se devo dire che c'è qualcosa alla base della mia vocazione è stata la ricerca della bellezza e, e di quella felicità che il mondo eh, ti, ti offre con le cose. Eh, però io ci avevo tutto, il lavoro più bello del mondo, delle amicizie meravigliose che vengono proprio consolidate anche da, da certe esperienze che si vivono insieme. Eh, avevo casa di proprietà, macchinona, motocicletta, vivevo a Rimini, quindi una città insomma viva, eh, tutto quello che, che ti dicono che devi avere per essere felice, io ero felice ma non ero appagato eh, perché nel cuore c'è una sete di infinito, come dicevo prima, se siamo fatti a immagine di Dio, eh, vuol dire che e Dio è infinito e allora non c'è nulla che possa saziare questa sete se non l'infinito stesso e allora dopo anni, dopo esperienze bellissime di cui ringrazio il Signore dopo 19 anni di servizio al mio paese che ho fatto ho cercato di fare con tutta coscienza il meglio che potevo eh, ho deciso di lasciare e di entrare in seminario per vedere di come dicevo prima volare un po' più con lo spirito e che azioni ci sono state anche da parte dei tuoi <ride> ex colleghi? <ride> sì, ehm... Diversi sfottò però eh, diciamo che mi conoscevano un pochino, no, come ero fatto, quindi vedevano che intuivano che c'era un qualcosa. E, però io sono il mio cuore è col mio reggimento. Mi dispiace solo non poter andare di più eh, a trovarli. C'è una ricorrenza quando ricordiamo i nostri amici che sono caduti in Iraq, dove in genere vado e, e celebriamo la messa insieme. Questo è, è uno dei momenti intensi, insomma, che viviamo. Ecco, ad esempio, fare il cappellano militare non era magari la strada più naturale. Ma eh, dunque fare il cappellano militare sì sarebbe stata una cosa bella. Eh, il fatto è che io sono fondamentalmente molto legato all'esercito, in particolare al mio reggimento. Il cappellano militare avrebbero potuto mandarmi, che ne so, in marina, imbarcato, se mi con tutto il rispetto per le anime dei marinai, eh, degli aviatori, dei carabinieri di tutti quanti, voglio tanto bene, prego per tutte le forze armate. Però io mi sentivo legato all'esercito. E, e allora. Ho preferito essere un prete diocesano e avere magari la possibilità... Comunque te volta. di origine sei aretino. Sono nato alla Tecnica San Giuseppe e vissuto per i primi 19 anni della mia vita in via San Loren, in via del Saracino, quindi, quindi proprio qui io. a fianco. Okay. E il Vescovo mi ha fatto la grazia di mandarmi qui questi primi anni di sacerdozio e sono... Quindi comunque contento. la famiglia, gli affetti, gli amici sono aretini. Sono, tutti qui. sono okay. tutti qui. E loro ecco che... che ti conoscevano come pilota, e poi qualcuno magari che avevi perso di vista, ti ritrova qui a fare il, il sacerdote. Chi, 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 chi sì, ha detto? Che cadeva? Ma, quelli che non hanno saputo di questo passaggio rimangono i tuoi compagni di scuola, per esempio. <ride> sì. Nessuno aveva detto niente. Dunque, senti, eh, sicuramente la reazione, per quelli che non hanno saputo, è di stupore. Ma come? Dall'esercito alla chiesa. Eh, non si rendono conto che sono. È una forma di servizio a entrambi, no? una a una nazione, una a livello universale più all'uomo, quindi è sempre una forma di servizio, senza contare che oggigiorno si vede questa antitesi tra un, un supposto pacifismo... Eh, quasi passivo remissivo masochista della, che dovrebbe avere la Chiesa a quella che è invece la virilità cristiana. Eh? No, per niente il nostro Signore, l'esempio di fede più grande che trova in tutto Israele è un centurione romano, eh, lo dice proprio lui: il primo a riconoscere Gesù quando muore è un centurione romano, il primo che viene portato al battesimo è un altro centurione romano, Cornelio negli atti degli Apostoli. Quindi non c'è questa antitesi tra l'essere un soldato e l'essere un cristiano. La questione è, essere un cristiano ti deve aiutare a essere un buon soldato e essere un buon soldato ti deve aiutare anche a essere un buon cristiano per i valori che ci sono dietro. Poi è ovvio se uno guarda soltanto che devi ammazzare, allora a comandamento non uccidere, allora io non devo ammazzare nessuno. Va bene, eh, fratelli, andate in certi paesi, mettetevi in certe condizioni e vedete un po' se non chiamate aiuto è anche alla svelta, insomma. Ecco. Una parrocchia questa che insomma, è molto grande, e ci sono tante persone che la frequentano, che cosa percepisci da, anche dalle loro esigenze? Si parla ad esempio molto oggi no, della disgregazione della famiglia come uno dei mali di questa società che ha perso appunto, eh. i punti di riferimento e la famiglia. Anche se anche delle famiglie così tradizionali, ovviamente, possono esserci dei problemi. Però insomma, la disgregazione della famiglia, lo vediamo anche da, dal bullismo, da tante cose che vediamo in questi tempi. Sembra essere una delle cause di questa perdita di valore. Sì, lo è senz'altro. Lo è senz'altro, perché porta necessariamente. Figli e bambini, e, e lo so per esperienza, esperienza diretta, a fare delle scelte tra coloro che ti hanno dato la vita. E, e questo nel bambino è fonte di, eh, di gravi crisi e, e comunque di, di disagi. E a livello della società eh, basta vederlo, abbiamo sentito il presidente della Turchia Erdogan che invitava a fare un sacco dei figlioli, eh, noi invece non si fanno nessuno, eh, la matematica non è un'opinione, quindi eh, anche perché voglio dire e sono contribuenti figlioli, eh, futuri contribuenti, quindi eh, abbiate pazienza, a livello della società è indubbio che la, la crisi della famiglia ha dei riflessi e anche tremendi nella società. A livello di parrocchia l'esigenza primaria è Gesù Cristo, non c'è dubbio, perché è l'esigenza primaria dell'uomo, eh, riscoprire il Signore Gesù, stare con lui. Eh, Pregare, avere più fiducia, ecco questa è, è l'esigenza primaria, è quello che è imprescindibile che noi possiamo portare. Poi eh, è ovvio, noi. Abbiamo una mensa per i poveri, vediamo tante situazioni, ora di questo vi possono parlare meglio quelli della Caritas naturalmente, eh? però ecco, a livello pratico abbiamo ricreato qui l'oratorio che sta procedendo molto bene, devo dire, tanti ragazzi, una forma di vita sana e le famiglie vengono coinvolte. E per la, la Chiesa ci dice che la famiglia è composta dall'uomo e la donna che si sposano uniti in matrimonio. Ma noi siamo aperti e, e cerchiamo di essere più accoglienti possibile. Come diceva San Francesco nel film della Liliana Cavani, amare senza limite e giudizio tutti quanti. E quindi, eh, qualunque tipo di, di unione nel, nel rispetto delle scelte di ciascuno e quindi anche nel rispetto che deve essere portato al, alla Chiesa, eh, però, abbiamo le braccia aperte per tutti. In chiusura mandiamo un messaggio allora a Pasquale e a chi ci ascolta. Certo, allora eh, vorrei augurare a tutti una santa Pasqua, che sia un momento, come dicevo all'inizio, un'occasione per guardarsi dentro nella verità nella verità del nostro essere, guardare quello di cui abbiamo veramente sete e di poterlo trovare in, in Gesù Cristo che risorge e quindi è vivo oggi. E questa è una cosa che noi cristiani diciamo troppo poco. Gesù Cristo è vivo oggi, quindi vi auguro davvero di cuore tanta pace, prosperità, salute e che Dio vi benedica a tutti.